Sindaco Quinci, tre brevissime annotazioni. Intanto, da una buona notizia, la Sicilia si appresta ad essere un territorio COVID-free. C'è stato un ricalcolo, non mi chieda però i dettagli di come sia potuta succedere questa vicenda, un ricalcolo dei malati effettivi, dei tutti positivi al tampone al Covid-19 e i numeri sono scesi improvvisamente e miracolosamente. Parliamo di un numero di soggetti positivi inferiore ai 200. Per un territorio così vasto e così popolato come la nostra regione, sono davvero numeri irrisori. Possiamo davvero parlare di territorio Covid-free. E questo è un gran vantaggio oggi per una meta come la Sicilia, che dal punto di vista turistico, per il mercato nazionale e qualche piccola nicchia di quello internazionale, si appresta a diventare un mercato ancora più appetibile. Perché un territorio COVID-free è la garanzia che vogliono i tanti viaggiatori che quest'anno non rinunceranno a spostarsi. È chiaro che parliamo principalmente di mercato domestico, quindi territorio nazionale, o addirittura di prossimità, quindi all'interno della nostra regione, ma questa è un'opportunità che non ci possiamo far mancare, con tutte le difficoltà del caso, che sappiamo bene, a cominciare dalla vicenda Birgi, che davvero rappresenta proprio l'assenza di una politica nazionale integrata su tutto il territorio per uno sviluppo economico. Covid-free significa anche una grande e straordinaria opportunità anche per la città di Mazara del Vallo. Cosa offriamo ai turisti che ci servono? È chiaro che abbiamo un progetto in costruzione alla fine della pandemia. Tutto quello che noi avevamo programmato a inizio d'anno e non avevamo progettato da soli, ma insieme al distretto turistico, insieme della Sicilia occidentale, assieme al GAL, all'interno del quale noi stiamo provando ad entrare, perché Mazara era incredibilmente fuori dai GAL, per cui per esempio non eravamo all'interno del distretto del Gusto, alla cui adesione stiamo per deliberare entro il quale stiamo per entrare. Mazara offrirà quel minimo di eventi che è possibile organizzare oggi, che non potranno essere eventi di massa. Mazara si appresta a offrire delle spiagge pulite e sistemate entro il mese di giugno, cosa mai successa prima. Mazara offrirà a settembre l'evento della Via dei Tesori, perché come voi sapete quest'anno anche il comune di Mazara, con le sue ricchezze, con le sue bellezze, con le sue ricchezze artistiche e storiche, sarà presente all'interno di quello che è il grande evento che ormai anima l'intero territorio nazionale, anche quello regionale, delle Vie dei Tesori. Era un'assenza incomprensibile e da colmare. Stiamo mettendo in campo tutte quelle iniziative che sono mancate in questi anni, stiamo mettendo in campo quelle relazioni che sono mancate in questi anni per costruire un percorso turistico. Oggi noi sappiamo che il mondo del turismo e quello dei viaggi è quello più penalizzato. E le previsioni dicono che sarà anche quello che avrà maggiori difficoltà nella ripartenza. Il mondo dei viaggi e del turismo sarà quello che nel mondo post-Covid non è detto che possa tornare agli stessi valori economici e di produzione che erano presenti prima. Ma questo non è detto che per il nostro territorio è necessariamente una bocciatura. Potrebbe rivelarsi in vero una opportunità. Stiamo lavorando noi proprio su questo. Domani pomeriggio, è un'annotazione che le dico, alle ore 17 sarà riaperto il Museo del Satiro. A seguire, la prossima settimana, saranno riaperti i musei cittadini. Io ricordo che il Museo del Satiro non è di competenza del comune di Mazara del Vallo, ma del Parco Archeologico di Selinunte. Per l'occasione domani, oltre al presidente del parco archeologico, il dottor Bernardo Agrò, sarà presente anche l'assessore Samonà ai beni culturali e alla identità della Sicilia. Quindi sarà
un piccolo evento, noi saremo molto felici come città di Mazara del Vallo di accogliere il nuovo assessore. Ecco, in tale prospettiva di sviluppo turistico della nostra città, questo nostro territorio in questo momento si trova di fronte a un tema alquanto, come dire, importante, cioè la nascita di una struttura, dell'impianto di compostaggio in Contrada San Nicola. Mi sembra che dalla cittadinanza, ma anche dall'amministrazione, sia arrivato, come dire, un no alquanto determinante. Ma questo è un progetto appena cominciato. Io non so se questo soggetto aveva già avuto interlocuzioni con l'amministrazione precedente. Certo è che a me sembra strano che questo soggetto imprenditoriale viene con un progetto nel nostro territorio e prima di presentare tutte quelle che sono i procedimenti amministrativi non viene nemmeno a parlare con l'amministrazione comunale, quindi con il sindaco, anche per capire la possibilità di avere una volontà accogliente oppure no. Questo davvero mi è sembrato strano, quindi magari posso immaginare che queste conversazioni fossero state fatte prima. Certo è che noi abbiamo le idee molto chiare al riguardo. Qui i temi sono due. Il primo è un impianto di compostaggio che, per carità, può anche essere utile al territorio, perché sappiamo bene che fra un po' cominceranno i problemi di conferimento della FOS, ma certamente va posizionato nel luogo idoneo, e quello dove è stato progettato questo impianto certamente non è idoneo. Secondo tema è proprio la struttura. Questa amministrazione è favorevole a impianti moderni, che abbiano tecnologie avanzate, non certo impianti che potevano andare bene decine di anni fa, come un impianto di compostaggio aerobico, vasche a cielo aperto, o anche se chiuso con un impatto fortissimo a livello ambientale. Un impianto invece di biometano a concezione moderna è un impianto che si integra perfettamente nel territorio, che non trasforma massa in altra massa, ma trasforma massa in energia, e i cui scarti dal punto di vista aereo sono totalmente inodori e non inquinanti, dal punto di vista invece materiale vanno portati in appositi impianti che sono già presenti nel territorio siciliano, mi riferisco per esempio al cosiddetto sovvallo e così via, quindi che non necessitano di costruzione di altri impianti in sede. Questa è la nostra linea. Quando oggi abbiamo l'inizio di un'attività amministrativa che si presenta lunga, eccetera, quando arriverà il momento per questo comune di esprimere un parere vincolante sotto il profilo amministrativo, sappiamo già che noi non siamo favorevoli. Detto questo, entro il 22 giugno il funzionario incaricato ha già ricevuto il mandato di presentare alla Regione, ai fini della istanza di assoggettabilità alla via, un parere che è soltanto una nota, siamo soltanto a livello di promemoria, quindi non certo come attori di un procedimento amministrativo, ma già presenteremo un parere negativo per tanti e tanti motivi. Per cui io sarei molto sereno su questo impianto, posso dire con molta tranquillità che il Comune di Mazara è contrario e questo impianto non si farà. Ecco, un altro passaggio, l'ultimo, relativo appunto alla serenità alla quale lei accennava, un suo ennesimo appello alle famiglie, ma soprattutto ai ragazzi che affollano le spiagge libere di Mazara del Vallo. Sì, e purtroppo la Regione ha in qualche modo, se mi consente il termine, ma per fare sintesi, scaricato sui sindaci di tutti i comuni rivieraschi il tema delle spiagge libere, perché noi siamo certi che dentro gli stabilimenti balneari tutte le regole saranno rispettate, e si pone il tema della incoerenza fra i comportamenti. Dentro lo stabilimento, dentro il locale pubblico, dentro il pub è tutto secondo regola, secondo le misure di distanziamento previste per la prevenzione dal contagio da coronavirus. Appena si esce fuori, un attimo fuori, queste regole saltano, specialmente nel mondo giovanile. È chiaro che gli adolescenti, i giovani, finita la scuola, hanno quell'entusiasmo e quell'esuberanza che li porta a essere trasgressivi rispetto a queste regole, ma non ce lo possiamo consentire, perché è vero che oggi ci apprestiamo a essere una regione covid free, ma questo non è un caso o una fortuna, è il risultato di un comportamento sociale
molto contenuto, molto serio, carico di impegno e di disciplina che tutti quanti noi abbiamo messo in campo. Se questo comportamento viene meno, non sappiamo che tipo di effetti potranno avere. Per cui l'appello è sì ai ragazzi, ma soprattutto alle famiglie. Va benissimo andare al mare, abbiamo ripulito la spiaggia libera proprio per questo, è un lavoro che continuerà ancora per questo mese, ma soprattutto continuerà per tutta l'estate. La nostra Pulisci Spiaggia sarà in funzione tutta l'estate periodicamente per tenere pulita la spiaggia, e poi i gestori dei lidi avranno anche loro l'incarico di tenere pulita la spiaggia, così come prevede la norma e l'ordinanza sindacale. Ma tornando ai nostri giovani, va benissimo andare al mare, ma dobbiamo farlo mantenendo le distanze. Non è poi così complicato, è un cambio di abitudine. Ci è richiesto ed è necessario. Noi non faremo mancare anche la vigilanza del Corpo di Polizia Municipale, così come non mancherà quello della Capitaneria, ma è chiaro che non ci possiamo trasformare in bagnini. Lì ci dobbiamo affidare necessariamente al senso del dovere e al buon senso di tutti quanti i bagnanti. D'accordissimo con lei, Sindaco. Allora ci aggiorniamo alla prossima settimana. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, grazie.